E ho portato la moto in concessionaria Ducati. È arrivato in accettazione, ho detto alla persona. Ho portato la moto come mi è stato suggerito dal servizio cliente Ducati. E poi chiedo due cose. Due cose che è normale chiedersi. Una era quando ci metterete mano, la seconda è cosa andrete a fare, visto che è la seconda volta e la prima volta non mi è stato detto molto, ok? E ci stava non chiedere oppure non sapere cosa andavano a fare. E a mia sorpresa mi ha risposto dicendo: uno, non lo so, due, non lo so. E io dico: è questo il modo di rispondere a un cliente? Anche se lo conosci, hai confidenza, non penso sia questo il modo più professionale per rispondere a una domanda che ti fa una persona che porta la sua moto per assistenza che c'ha problemi. Poi parlando mi fa: non te lo so dire di preciso quando lo sistemiamo, ci metteremo mano, però ti avevamo detto di portarlo fine dicembre, ma siccome partivi te per il Senegal, ti avevamo detto di portarlo 3 giorni prima. Quindi noi ci metteremo mano a gennaio. Ho detto: ma che cacchio state dicendo? Se lo porto a fine novembre e loro ci metteranno mano a gennaio, vuol dire che un mese e mezzo dovrò aspettare sicuro. E questo mese e mezzo a me non mi va. Poi ho continuato a parlare e ci siamo riscaldate un po'. I toni erano alti, sia mio che del ragazzo del service. Al momento in cui ho detto: voglio parlare con lo store manager, le cose hanno preso un'altra direzione. Che non capivo quello che mi stava dicendo da ore, eccetera eccetera. Assurdo. Perché, ragazzi, mi avevano chiesto loro, dopo la prima sistemazione, dopo il primo ripristino, di farli sapere come andava, se c'erano spegnimenti o cosa. E c'erano spegnimenti, in effetti, dopo un po'. Ho anche avuto la fortuna di registrare gli spegnimenti e di mandarli i video via WhatsApp. Ragazzi, non hanno guardato i video per una settimana. Dopo l'hanno visualizzato, non hanno nemmeno risposto. Poi mi è stato detto: magari inoltrano le cose, l'hanno visto, lo inoltrano, aspettano una risposta. Va bene, però è normale che tu stai dalla parte dei tuoi dipendenti. Però il WhatsApp la usano, solo che la usano quando devono mandarti un messaggio per dirti: la tua moto è pronta per assistenza che devi venire a sborsare, a pagare. Va bene. La mia moto si spegne, ma è utilizzabile, per questo devo aspettare gennaio, visto che hanno altre moto che hanno la precedenza.